uno challenge anche per il ciclocross. È questa la volontà e l'idea maturata dal presidente del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, Gianfranco Battaglia. Dopo il grande successo della manifestazione, riservato ormai da diversi anni agli allievi, ci si riprova col ciclismo fuoristrada, grazie anche alla preziosa collaborazione tecnica del Giovo Team Coreglia. Lo challenge Lucca Medievale di ciclocross scatterà sabato con la prima delle tre prove in programma. Sarà Turite Cava, nel comune di Gallicana, ad ospitare la prima delle tre gare concentrate in meno di un mese. Domenica 13 novembre si correrà a Laghetti di Lammari con l'organizzazione del pedale lucchese ed infine domenica 20 sulle mura urbane zona San Frediano con l'epilogo con l'organizzazione dell'associazione ciclistica Le Mura. Diverse le categorie interessate: G6 maschile e femminile, esordienti, donne esordienti, allievi, donne allievi, juniores, donne junior, donne elite, under 23 ed elite. Per stilare le varie classifiche verranno attribuiti punti ai primi 5 classificati, 10 al vincitore, 8 al secondo, a scalare fino a 2 punti al quinto classificato. In caso di parità varrà il piazzamento conseguito nell'ultima prova. Le maglie saranno la rossa per il vincitore della prima prova, fucsia per la seconda, mentre la classica maglia rosa verrà indossata dal leader della classifica generale. Ora non resta che attendere il primo verdetto di sabato a Turite Cava per capire l'andamento e lo spessore tecnico di questa prima edizione dello challenge, che ha tra gli obiettivi principali quello di rilanciare una specialità che in passato ha regalato tante soddisfazioni.